rischio di altri? Allora, innanzitutto la mia opinione è che ci si aggrappi un po' troppo a questo dato dell'età media o mediana, che sarebbe più corretto parlare di mediane Sì. perché la mediana non tiene conto dei valori estremi. E ci si sta un po' aggrappando al fatto che l'Italia ha una età demografica più alta rispetto ad esempio alla Germania, di un paio di anni. Secondo me è un po' un appiglio, in quanto alla fine cos'è che se si va a vedere i dati reali, la spesa sanitaria, ad esempio, della Germania è No, il no, doppio di certo, quella quello nel dell'Italia. rapporto con la Germania, però io resterei su questa cosa degli anziani perché ovviamente a casa chi ci guarda si chiede, allora muoiono di più in una certa fascia d'età, ma quello significa che avevano anche altre malattie? E quali malattie? In questo senso io le chiedevo, sono Sì, tutti uguali gli anziani, le basta l'età? comorbidità. No, 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 no. L'età è un fattore di rischio, ma il fattore di rischio che pesa di più sono le comorbidità, cioè le patologie concorrenti, che Ma sono alcune di più e essenzialmente. altre di meno. Se io sono diabetico, ho più rischi o meno rischi di uno che ha problemi cardiocircolatori, per esempio? No, cardiocircolatori sono al primo posto, assolutamente. Poi dopo il diabete, poi le sindromi metaboliche, poi le malattie autoimmuni, poi le malattie neurologiche. Quindi ognuno ha un peso differente dei fattori di rischio. E quindi un po' come per l'infarto, sappiamo che ci sono fattori di rischio, se si fuma, se si ha il diabete, anche per questa patologia le comorbidità hanno un peso differente. Una cosa è certa, se se ne ha più di tre, il rischio è altissimo, se se ne ha due un po' Allora, meno, professor però Crepè, le malattie cardiovascolari al primo posto. ricordando la fotografia dell'Istat, che è quella da cui sono partite, che ci dice che il nostro paese è un paese sempre più anziano,